Allora, quello che ci occorre per realizzare questa borsa è una scocca in vera pelle. Io utilizzo questo di questo colore, ma sono disponibili anche in altre varianti, colori con altri pellami. Alla scocca andrà rivestita con una lavorazione particolare con il cordino Van Gogh. Io per questa borsa ho scelto il panna con l'urex oro. Lo andremo a lavorare con un uncinetto grande, quindi lo lavoreremo con un 4, anche un 4,5 perché la lavorazione deve rimanere molto morbida. Insieme alla scocca avrete in dotazione due nappine dello stesso pellame e poi ci occorrono due attacchi per i manici, due attacchi a bocciolo per i manici, per il manico che andremo a fare. Tutto il materiale, come sempre, lo trovate sul sito www.merceriamari.it. In descrizione del video ci sono tutti i link diretti al sito. Io vi lascio un bacione e un buon proseguimento di tutorial. Allora, per iniziare facciamo un cappio e lavoriamo 12 catenelle. 12 catenelle e adesso andiamo a lavorare nella seconda catenella una maglia bassa e a seguire una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Quindi alla fine del giro ci ritroveremo con 11 catenelle. A questo punto facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare nuovamente una maglia bassa per ogni punto sottostante. Dobbiamo procedere in questo modo a lavorare tanti giri fino ad aver ottenuto un rettangolo che corrisponde al fondo della nostra scocca di pelle. Quindi andiamo a lavorare tante righe di maglia bassa, quante ne occorrono ad ottenere un fondo rettangolare. A questo punto catenella, nuovamente giriamo il lavoro e di nuovo una maglia bassa per ogni punto sottostante. Quindi continuiamo così. Allora, guardate, ho realizzato 44 giri e questo è il fondo completo, della nostra borsa. Infatti, se prendiamo la scocca e proviamo a posizionarlo, vedete che più o meno è della stessa misura. Adesso faremo un giro di scontorno e lo renderemo proprio perfetto. Quindi abbiamo fatto, queste maglie basse per fare un fondo rettangolare. Quindi, come vi dicevo, adesso facciamo un giro di maglia bassa su tutti e quattro i lati proprio per fare lo scontorno. Quindi una catenella, partiamo qua dall'angolo e faccio subito un giro di maglia bassa, diciamo su questo lato, su questo lato più corto. Sull'angolo facciamo una maglia bassa, una catenella e di nuovo una maglia bassa nel primo punto, in questo modo. Questo è quello che dovremmo fare sull'angolo per girare. Adesso cambiamo lato e andiamo a fare una maglia bassa per ogni punto sottostante, per ogni riga di punti sottostante, in questo modo. E quindi procediamo il giro di scontorno e di bordatura del nostro fondo borsa. Quindi in questo modo, quando arriveremo sull'angolo dall'altra parte, faremo di nuovo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa e così via. Tutti i restanti punti sono tutte maglie basse, quindi procediamo a scontornare il fondo. Una volta fatto il giro di scontorno, siamo arrivati praticamente alla misura precisa del fondo, vedete in questo modo, e dobbiamo partire con la lavorazione vera e propria a punto strega. Quindi, il punto strega si fa allungando le maglie di una lunghezza che desiderate, quindi potete decidere voi se farle più corte o più lunghe. Io tengo una lunghezza di 2 cm circa. Dopodiché prendo il filo, lo passo in quest'asola che abbiamo appena fatto e lo tengo un po' scostato con il pollice perché andiamo a ripassarci all'interno e facciamo una maglia bassa. In questo modo, quindi allungo la mia maglia a occhio di circa 2 centimetri, prendo il filo, lo tengo con un dito mentre lo passo all'interno dell'asola che ho fatto. Con l'uncinetto ripunto
attraverso questo filo che stavo tenendo prima con la mano e facciamo una maglia bassa. In questo modo, questo è un punto strega, vedete? Così. Adesso salto 4 maglie di base, quindi conto 1, 2, 3, 4, punto nella quinta e faccio una maglia bassa. In questo modo. Adesso rifacciamo un altro punto strega, quindi allungo di circa 2 centimetri, prendo il filo, lo tengo scostato, lo passo all'interno dell'asolina e poi rifaccio una maglia bassa. Allungo, aggancio il filo, lo tengo, passo all'interno dell'asola, ripasso attraverso questo filo e facciamo un'altra maglia bassa. Salto di nuovo 4 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4, arrivo nel quinto punto che è il mio punto dell'angolo. Punto qui e faccio una maglia bassa. Quindi sul lato, diciamo, corto del rettangolo abbiamo due motivi a punto strega. Dopodiché dobbiamo partire a fare il punto strega sull'altro lato. Quindi da qui semplicemente di nuovo allungo e faccio il mio punto. Quindi in questo modo di nuovo allungo, prendo e rifaccio il punto in questo modo. Quindi ho diciamo due asoline per sezione di punti che salto. Adesso salto di nuovo 4 punti. Quindi andiamo a contare 1, 2, 3, 4 e punto nel quinto. E faccio una maglia bassa quando punto nel quinto. In questo modo, però vedete che per ogni spazio che salto ho sempre due motivi di allungo. Quindi adesso di nuovo allungo, tengo il filo, faccio una maglia bassa, allungo, tengo il filo e faccio una maglia bassa e salto 4 punti di base. Quindi 1, 2, 3, 4 appunto nel quinto punto e faccio una maglia bassa. E devo proseguire in questo modo per tutto il lato lungo. Sul lato corto faremo di nuovo due motivi in questo modo e sul lato lungo dall'altra parte lavoreremo a specchio, quindi di nuovo così, saltando ogni 4 maglie fino al termine del giro. L'ultimo punto, diciamo, prima di girare sul lato corto, lo fate come viene. Io avanzo solo più 3 maglie e non importa, salto quelle 3 appunto nella quarta sull'angolo e faccio una maglia bassa, ok? Non cambia assolutamente niente se non ve ne avanzano 4. L'importante è che i motivi siano tutti. Io ne ho fatti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sul lato lungo, ok? Perché che non tirino, che restino morbidi in questo modo facendo la rete. Adesso di qui faremo di nuovo i due motivi come abbiamo fatto da questa parte e poi ripetiamo a specchio. Una volta arrivati al termine del giro, puntiamo qui nel primo punto, diciamo, di inizio e chiudiamo facendo una maglia bassa. In questo modo. Adesso dobbiamo continuare la nostra lavorazione, quindi da qui in poi, alternando i punti, cioè dobbiamo andare a lavorare il punto strega sfasato, ovvero la prossima maglia bassa che andremo a fare sarà fatta qui proprio per scambiare i motivi e non qui dove abbiamo quella del giro precedente, quindi verrà fatta qui, poi verrà fatta qui in modo che si creino delle specie di rombi, ok? Quindi dobbiamo lavorare sfasato, ma il punto è sempre lo stesso, quindi tiriamo su la nostra asola allungata e facciamo il primo pezzettino e poi di nuovo andiamo a fare il secondo. Quando abbiamo le nostre due asoline volanti, diciamo così, andiamo a puntare, come vi dicevo prima, non nella maglia bassa che avevamo fatto prima, ma su quella che c'è qui in mezzo al motivo, quindi questa qui. Puntiamo qui e facciamo un punto basso. In questo modo vedete che si è formato già un pezzettino del mio motivo, diciamo, sfasato. Adesso procediamo, quindi facciamo di nuovo i nostri punti allungati. E quindi anche adesso andremo a puntare qua. Quindi questo era il punto di base della volta scorsa, andiamo a puntare su quello dopo che è qui, al centro del motivo sottostante praticamente.
e qui lo vediamo proprio bene, vedete che si è formato proprio un rombo. Adesso di nuovo, quindi non andremo a puntare qui che è il nostro punto di base, ma andremo a puntare qui che è il centro del motivo precedente. Quindi ho fatto i miei due punti allungati e poi vado a puntare qua e faccio una maglia bassa. Vedete che anche qui mi si è creato il rombo. Adesso passo all'altro lato e quindi di nuovo lavoreremo in questo modo. Quindi la prossima maglia bassa che andrò a fare sarà qua, poi ce ne sarà una qua, poi ce ne sarà una qua e così via. Quindi sempre al centro del motivo precedente. E devo procedere in questo modo fino ad aver ottenuto l'altezza totale del corpo borsa che desidero. Quindi andremo a lavorare tutto il nostro corpo borsa così a punto strega. Quindi vedete che vado sempre a puntare al centro del motivo precedente, in modo che qui, vedete, mi si creino tutti i rombi. Dopodiché dovremo andare avanti, quindi veramente procediamo fino ad arrivare, io direi, alla cima della nostra scocca, che con il motivo appunto strega. Incominciamo a salire, lasciamo in trasparenza la scocca e dobbiamo, diciamo, realizzare tutto il nostro corpo borsa fino all'altezza totale. Quindi in questo modo andremo avanti con il nostro punto strega, così a fare questa rete. Allora, guardate, ho realizzato quindi tutti i 10 giri che vi dicevo di punto strega, sono andata a posizionarlo sulla scocca per vedere il risultato, questo è quanto, sono veramente soddisfatta perché mi piace tantissimo. Adesso dobbiamo andare a fare i giri finali, quindi vi faccio vedere, andremo a lavorare tutto a maglia bassa, qui ho passato una finta coulisse solo per vedere l'effetto che faceva, poi faremo la coulisse vera e propria, adesso qui ho passato un cordino che avevo a disposizione. Allora, per fare il giro di maglia bassa andiamo a lavorare una maglia bassa sulla maglia bassa del punto strega, diciamo, e una maglia bassa qui sull'archetto del petalo. Dobbiamo andarci a stringere leggermente, quindi andremo a fare una sola maglia per ogni diciamo punto lungo, mentre per le maglie basse andremo a lavorare le maglie basse. Quindi qui c'ho una maglia bassa e ci punto sopra e ne faccio una. Nel punto lungo del punto strega andiamo a fare una sola maglia bassa centrale, dopodiché andiamo direttamente sulla maglia bassa successiva, in questo modo, proprio perché dobbiamo stringere leggermente il nostro lavoro. Quindi vedete, qui nell'archetto, diciamo, facciamo una sola maglia bassa, sopra la maglia bassa successiva andiamo a fare una maglia bassa. Una nell'archetto e una qui dove abbiamo le maglie basse e così via per tutto il giro. Allora, una volta che abbiamo terminato tutto il giro di maglia bassa, adesso prendiamo a lavorare le maglie basse così come si presentano per una decina di centimetri. Quindi lavoriamo sempre in tondo tutte le maglie così, sempre a maglia bassa, fino ad aver ottenuto l'altezza, diciamo, desiderata. Ok, io adesso indicativamente vi dico 10 centimetri, dopo vi faccio sapere esattamente quanto quell'altezza che ho realizzato. Quindi procediamo così a lavorare tutte le maglie come si presentano. Allora, guardate, ho realizzato tutta la parte a maglia bassa, precisamente sono 13 centimetri, quindi questa è la parte, diciamo, della dolce vita che adesso andremo a risvoltare e che io ho lavorato tutta a maglia bassa. Quindi una volta terminato questo, sono andata a inserire la scocca all'interno, quindi aprite la borsa e fate passare la scocca all'interno. Dovete solo fare attenzione qui che il fondo combaci, diciamo, con il fondo della scocca e la rete gli stia di conseguenza attorno, vedete? In
in questo modo, quindi sono gli angoli, eccetera, e poi andremo a risvoltare questa parte di maglia bassa, quindi proprio come una dolce vita, come una maglia dolce vita, gli facciamo una bella risvolta alla nostra lavorazione. In questo modo, come diciamo punto di riferimento, la risvolta arriva a coprire la scocca di pelle, ok? Quindi copre l'attaccatura qui finale della lavorazione con i giri a maglia bassa, viene tutto coperto. E quindi ripieghiamo in questo modo, poi se qualcuno vuole ripiegarla di più si può ovviamente piegare di più, di meno e quant'altro. Io come punto di riferimento appunto tengo quello del bordo della nostra scocca. Adesso dobbiamo andare a realizzare una coulisse che faremo passare nei fori che ha la scocca, quindi nei fori predisposti, questi qui, vedete che ci sono i fori predisposti proprio per far passare il laccio della coulisse, quindi vediamo adesso come andarla a realizzare. Allora, per fare la coulisse vi occorre un filo di catenelle dove io ne ho montate 150, quindi ho montato queste 150 catenelle in questo filo lungo, ho lasciato le codine al fondo perché ci serviranno per attaccare poi le nappine. Adesso prendiamo la nostra scocca e andiamo a far passare la coulisse. Allora, io parto, individuo i due fori centrali della scocca, quindi passiamo attraverso la rete che abbiamo lavorato, quindi infilo la coulisse attraverso la rete e poi infilo la coulisse nel foro, diciamo, che ho individuato qui centrale della scocca, la tiro e la faccio passare fino ad avanzarne solo un pezzettino. Dopodiché sono all'interno ed esco all'esterno, quindi passo nel foro a fianco, vedete, esco qui nel foro a fianco della mia scocca in questo modo e passo anche poi attraverso la rete della borsa, così. Dopodiché passo di nuovo nella rete e passo nel foro a fianco della predisposta nella scocca e così via. Faccio passare la coulisse attraverso tutti i fori della borsa, quindi facciamo tutto il giro che la infiliamo. Allora, una volta passata tutta la coulisse, la tirate per far arricciare la scocca un pochettino e poi andiamo a chiuderla facendo un semplice nodo. Questo è l'interno, per vedere all'incirca quanto io l'ho fatta arricciare, quindi un pochettino ma non tantissimo, solo da dare l'effetto un po' a sacchetto che si stringe. Dopodiché andiamo a prendere la nappina e andiamo a inserirle qui, vi faccio vedere come. Quindi si deve far passare l'uncinetto all'interno dell'attacco della nappina, poi ci inseriamo qui nell'ultimo punto della catenella della nostra coulisse, estraiamo fuori in questo modo, andiamo a chiuderci qui facendo una solina puntando nella catenella, quindi dall'altra parte in questo modo, poi dovreste aver lasciato un pezzettino di codina magari leggermente più lungo del mio, ma se no fate passare il filo lo stesso e chiudete facendo una maglia bassissima. In questo modo abbiamo fissato la nappina, stessa cosa andiamo adesso a fare dall'altra parte, quindi stesso identico procedimento per attaccare la seconda. Allora, guardate, dobbiamo andare a realizzare questo manico dove partiamo con un numero di 5 maglie, poi passiamo a 7 e poi lavoriamo tutto il manico a 9 in modo che sia, diciamo, bello corposo, perché la nostra borsa avrà un solo manico, quindi un monomanico, ma che sia bello sostenuto. Quindi adesso vi farò vedere come andare a realizzare appunto questo manico in tubolare. Allora, partiamo facendo 5 catenelle che andiamo a chiudere a cerchio nella primissima maglia d'inizio, quindi nel cappietto, diciamo, iniziale, con una maglia bassissima. In questo modo abbiamo chiuso a cerchio. Dopodiché andiamo a lavorare un giro di maglia bassa, quindi al termine del giro dovremo avere 5 maglie basse. In questo modo vedete che si è chiuso
e che abbiamo ottenuto, diciamo, la partenza del nostro manico. E queste 5 maglie con questa diciamo circonferenza è quello che ci permetterà di infilarci nell'attacco moschettone, quindi è la grandezza che passerà qui nel nostro attacco. Adesso dobbiamo prendere a lavorare sempre delle maglie basse in circolare, che però andremo a prendere in un modo leggermente diverso, che adesso vi faccio vedere, per far sì che il manico abbia meno elasticità di una maglia bassa normale, proprio perché vedete che elasticizza un pochettino, ma poco, ok? Non è molto cedevole, perché andremo a prendere la maglia bassa. Non qui dove la prenderemo di solito, ma sotto, nella costina di sotto. Allora, questo è il punto della maglia bassa dove andremo generalmente a puntare, no? Noi generalmente punteremo qua. Invece andiamo a puntare nell'asolina che c'è qui sotto. Quindi è un po' come se tenessimo la maglia bassa chiusa all'interno e noi andiamo a puntare nei punticini che si sono creati, diciamo, da fuori. Quindi vedete che la mia maglia bassa ce l'ho ripiegata qui all'interno, che sarebbero questi due punti qua, ma io vado a prendere invece questa asolina qui fuori che si è creata e lavoro le mie maglie basse qui. Dobbiamo lavorare 5 giri così. Quindi vedete che punto sempre in questa asolina qua. Quindi vado avanti, tenetelo un po' inclinato il lavoro in modo da vederla che vi si presenta subito davanti. Ok, vedete che io non sto lavorando perfettamente di piatto, ma tengo il lavoro un po' inclinato proprio perché mi salta subito davanti agli occhi l'asolina dove devo entrare. Vedete che ce l'ho subito qua. Quindi procediamo in questo modo a lavorare questi primi giri. Allora, una volta realizzati questi 5 giri, che li potete contare le spirali del tubolare, praticamente 1, 2, 3, 4, 5, dobbiamo fare i primi due aumenti. Quindi, subito qui nel punto, che vado a fare, punto sempre in quella barretta famosa che abbiamo visto e lavoriamo all'interno della stessa barretta una maglia bassa e poi rientriamo nella stessa e ne lavoriamo un'altra. Facciamo un classico aumento in questo modo. Dopodiché lavoriamo i successivi due punti normalmente. E nel punto successivo di nuovo facciamo un altro aumento, quindi entriamo qui e lavoriamo una maglia bassa, rientriamo nello stesso punto e ne lavoriamo un'altra. In questo modo e concludiamo il giro e lavoriamo altri tre giri, così con questo numero di maglie che sono passate da 5 a 7. Quindi lavoriamo tre giri con queste 7 maglie. Realizzati anche questi tre giri da 7 maglie e già vedete una leggera svasatura del manico, dobbiamo di nuovo andare a fare degli aumenti, due aumenti di nuovo, per portare le maglie a 9, che sarà poi la parte, diciamo, tutta la parte del manico che lavoreremo sarà tutta a 9 maglie. Quindi andiamo a inserirci di nuovo come prima qui nel punto e facciamo subito un aumento. Quindi una e poi rientro e lavoro una seconda maglia bassa nello stesso punto, poi lavoro 3 maglie basse, e poi faccio un altro aumento. Quindi di nuovo lavoro una maglia bassa. Rientro nello stesso punto e ne lavoro una seconda in questo modo.
e chiudo il giro e da qui in poi abbiamo quindi ottenuto 9 maglie. Andremo avanti a lavorare tutte le maglie così come si presentano fino ad aver ottenuto la lunghezza desiderata del manico e poi una volta appunto lavorato tutto il tubolare vedremo la parte qui per ricongiungerci dove dovremo fare le diminuzioni per tornare ad avere 5 maglie e inserirci nell'attacco moschettone. Quindi adesso lavoreremo tutta diciamo questa parte a 9 e poi vedremo di nuovo la parte diciamo in discesa, ok? Tenete conto che questa parte qui proprio quella iniziale andrà tutta, ok, all'interno del gancio, quindi quella che poi si vede è solo questa. Allora, una volta che abbiamo realizzato il manico della lunghezza quindi che ci occorre, dobbiamo andare di nuovo a fare le diminuzioni per riportarci alla grandezza iniziale per poterci inserire nell'attacco. Quindi andiamo a fare innanzitutto una diminuzione, quindi saltiamo un punto, vedete che io dovrei entrare qui, lo salto, vado direttamente in quello dopo. E faccio la prima diminuzione del giro. Dopodiché lavoro 3 punti. Faccio la seconda diminuzione, quindi salto questo punto qui e vado direttamente in quello dopo. Quindi abbiamo fatto 2 diminuzioni. Adesso lavoriamo un paio di giri così con questo numero di maglie, quindi con 2 maglie in meno. E poi andremo a toglierne le ultime due per portarci, diciamo, alla dimensione di partenza. Lavorato questi paio di giri con queste 7 maglie, quindi con le prime 2 diminuzioni che abbiamo fatto, dobbiamo andare a diminuire ancora di 2 punti per portarci di nuovo a un totale di 5 maglie, esattamente come avevamo all'inizio. Quindi adesso dobbiamo subito andare a fare le altre 2 diminuzioni, quindi salto un punto e vado in quello dopo. Così lavoriamo 2 punti e facciamo l'ultima diminuzione, quindi di nuovo saltiamo un punto ed entriamo in quello dopo. Lavoriamo anche qui 5 giri circa, che sono quelli che ci permetteranno di creare il pezzettino che poi andremo a inserire all'interno dell'attacco. E dopodiché abbiamo terminato di realizzare il nostro manico. Per inserire il manico nell'attacco, io prendo un po' di colla, la vado a inserire all'interno dell'attacco, diciamo, moschettone, in questo modo. Poi vado a prendere il mio manico e lo infilo tutto all'interno, così. Adesso facciamo asciugare un attimo la colla che non fuoriesca da fuori, dopodiché prendiamo le viti e andiamo ad avvitarle negli appositi fori. Voilà, abbiamo bloccato il manico e ripetiamo lo stesso procedimento dall'altro lato.
Ultima cosa, andiamo ad attaccare il manico, quindi prendiamo il nostro manico, andiamo a posizionarlo qui al centro e io vado a inserirmi qui al fondo di dove abbiamo iniziato l'attacco della dolce vita, quindi vado a inserire il moschettone tra le maglie, vedete lavorate in questo modo, e faccio sì che tutto il moschettone stia all'interno della borsa ed esca solo il pezzo di raccordo. Quindi così da questa parte e la stessa cosa dall'altra. Quindi mi aggancio alle maglie. In questo modo, ed ecco che abbiamo terminato la nostra borsa. Non ci resta che procedere con la fodera. Io andrò a fare una fodera sacchetto, una fodera con una piccola coulisse qui all'interno, perché andarci a mettere la calamita non mi piace tanto. Mi piace che ci sia proprio questo effetto di borsa con la dolce vita un po' a sacco, quindi voglio che l'apertura qui sia bella larga e aperta, e quindi farò una fodera, diciamo, che arriccia a sacchetto.